E noi continuiamo come ormai consuetudine, salutando anche Biagio Mannino. Buongiorno Biagio. Buongiorno Graziano, buongiorno. Siamo pronti anche oggi, ovviamente, a raccontare qualcosa di importante. Oggi che dici? Andiamo fra Russia e Cina a vedere un po' i rapporti, com'è la situazione attuale. Insomma, tu che ci segui in qualche maniera ci puoi raccontare. Ovviamente, qual è la situazione in questo inizio di 2023? Il 2023 inizia con una notizia che sta sbalordendo sostanzialmente molti, soprattutto coloro i quali che avevano preso delle posizioni particolarmente drastiche nei confronti delle sanzioni nella direzione della Russia, mettendo in evidenza come probabilmente le sanzioni nei confronti appunto della Russia in riferimento alla guerra in Ucraina stiano producendo effetti non desiderati, perché l'economia russa in realtà non si trova in difficoltà, ma sembra invece andare molto molto bene, al punto tale da passare dall'11° al 9° posto nella classifica mondiale, andando a superare paesi come il Brasile e la stessa Italia. Ora, le valutazioni su questo, diciamo, su questo risultato, su questa notizia che è stata riportata solamente da parte di alcuni organi di stampa, non tutti, perché in realtà sulla questione ovviamente intervengono tanti aspetti, la comunicazione politica soprattutto per dare un'immagine o un'altra immagine su quanto stia poi di fatto accadendo. Ma motivazioni e analisi su questo risultato vengono comunque prodotte e le spiegazioni troverebbero una risposta proprio sotto un certo punto di vista, perché poi di fatto le sanzioni hanno fatto sì che le risorse energetiche diventassero ancora più costose rispetto ai precedenti prezzi, e questo di fatto ha portato, nonostante la situazione che l'Europa abbia rinunciato totalmente o parzialmente agli approvvigionamenti provenienti dalla Russia, ha un vantaggio per la stessa Russia, portando le proprie risorse in altre direzioni. Sappiamo bene che la necessità per la Russia di esportare risorse energetiche alla base della strutturazione economica, così come per la Cina quella di importarle. E contemporaneamente le stesse materie prime di cui la Russia è ricca e che va appunto a coprire ulteriormente determinati ambiti delle esportazioni russe, anche queste hanno assunto dei prezzi che fanno sì che le entrate nel contesto della Russia diventino sempre più importanti. Alcuni analisti ritengono che se si fosse voluto colpire in maniera incisiva la Russia proprio nella strutturazione economica, probabilmente la politica delle sanzioni è stata quella più sbagliata, perché le sanzioni di fatto, come abbiamo visto e come stiamo vivendo, hanno solamente prodotto l'aumento dei prezzi e, per quanto riguarda soprattutto l'Unione Europea, hanno fatto sì che l'export nei confronti della stessa Russia, che rappresentava un tassello molto importante della struttura economica europea, si siano di fatto fermate. E una linea che avrebbe potuto danneggiare in maniera più incisiva la strutturazione economica russa sarebbe stata quella invece di andare alla ricerca di fonti alternative energetiche su altri mercati senza imporre sanzioni, perché si avrebbe avuto un effetto contrario, ovvero un calo del costo delle risorse energetiche, e in quel caso lì le entrate nel contesto dell'economia russa sarebbero state decisamente inferiori. Certamente che quanto noi stiamo vivendo dal mese di febbraio del 2022 ha portato, e lo stiamo vedendo anche bene, delle conseguenze soprattutto nella quotidianità del cittadino globale, perché gli aumenti, se appunto la notizia fosse confermata, non hanno inciso, anzi addirittura hanno avvantaggiato la stessa economia russa; dall'altra parte invece hanno colpito molto la nostra quotidianità, e perché lo viviamo molto bene.
bene, non solo le famiglie, ma soprattutto le imprese si trovano di fronte a notevoli problematiche proprio da questa situazione. Nel frattempo, tra Xi Jinping e Putin, la relazione diventa sempre più importante, se vogliamo, nonostante il G20 di Bali, che ha fatto sì che Xi Jinping e Biden si siano avvicinati sostanzialmente in una direzione di non eccessiva contrapposizione, ma come vogliono le regole, soprattutto della politica internazionale, quanto viene normalmente fatto, quanto viene normalmente detto, poi non trova una veloce, se non addirittura una reale applicazione negli aspetti. La politica internazionale è estremamente variabile e veloce nell'andare a cambiare. Infatti, da parte di Putin, nel discorso di fine anno, c'è stato un invito alla Cina e soprattutto a Xi Jinping a un vertice russo-cinese da tenersi presumibilmente a primavera. La Cina ha tutto l'interesse che la Russia rimanga sostanzialmente forte nell'ambito della geopolitica internazionale. E per la Cina sarebbe problematico che la Russia diventasse un paese eccessivamente debole, proprio perché nella logica della scacchiera della politica internazionale contemporanea troppo spazio vuoto lascerebbe una Russia debole, e soprattutto ai movimenti degli Stati Uniti, che sempre di più si stanno riaffermando nel contesto soprattutto dell'Unione Europea. Un'Unione Europea che sta mostrando per l'ennesima volta, perché sono state ormai tante le occasioni che hanno dimostrato questa tendenza, si trova ad affrontare le situazioni di emergenza internazionale in modo alquanto caotico. E appunto le decisioni prese nella linea delle sanzioni sembrano proprio aver dimostrato la confusione che normalmente entra in questa realtà, che poi tende a portare interessi incrociati in nome anche di un interesse europeo che molto spesso non coincide nello stesso contesto. Russia e Cina vicine, Russia e Cina lontane, in ogni caso quello che emerge è che la necessità per la Russia di essere vicina alla Cina e la Cina alla Russia è fondamentale, in chiave soprattutto di limitazione a degli Stati Uniti che si stanno muovendo anche in un ritorno di forza e di controllo nel contesto globale. Insomma, veramente tanti equilibri, no? che devono essere valutati. Alla fin fine, però, mi viene questa domanda da porti: ma sono mai servite veramente le sanzioni in qualche situazione di crisi politica a livello internazionale? Io ho i miei dubbi, tu che dici? Le sanzioni colpiscono soprattutto i popoli, questo è il problema. C'è un impoverimento delle popolazioni, mentre la politica sostanzialmente mantiene le sue posizioni. Se vogliamo, le sanzioni nel contesto iraniano poco hanno servito a toccare i vertici della politica nel contesto iraniano, e invece hanno colpito molto la popolazione iraniana. Anzi, molto spesso le sanzioni fanno sì, con i loro effetti, di andare a rafforzare il potere politico, perché di fronte alle difficoltà i popoli che vivono quelle situazioni trovano proprio nei loro vertici politici il punto di riferimento in nome di una resistenza e di una contrapposizione a chi le sanzioni ha voluto. L'esempio dell'Iran in questo caso sicuramente è significativo, perché ad esempio negli ultimi anni, soprattutto da quel momento
momento in particolare in cui il presidente Donald Trump andava a eliminare il generale Soleimani nei primi giorni del 2020, andando a mettere anche in emergenza per quanto riguardava una situazione politica dell'area, rischiando una sostanziale aumento della tensione tra Iran e Stati Uniti. Ebbene, da quel momento lì, con quel gesto, con quell'azione e soprattutto con un rafforzamento delle sanzioni in una fase successiva per un paese, l'Iran, che già viveva quegli effetti e soprattutto si trovava ad affrontare altre ripercussioni in ambito economico portate dalla pandemia, ha fatto sì che le forze più tradizionaliste, più conservatrici, quelle che appunto tutti quanti vedono come necessarie che si facciano da parte per favorire una democratizzazione di quel paese, hanno invece visto un aumento e un consenso da parte dello stesso popolo iraniano. E certamente in Iran sono in atto delle rivolte, sono in atto delle situazioni, ma alla fine il potere politico mantiene le sue posizioni e le mantiene ben salde. Quindi di conseguenza le sanzioni, come detto, vanno a colpire chi forse non dovrebbe proprio essere colpito. Infatti, e non solamente i popoli belligeranti, ma anche quelli che magari vivono in tranquillità, in pace, si fa per dire, di questi tempi. Poi ci sono degli analisti che nel 2023, so che vado un po' fuori ovviamente da quanto abbiamo patuito, ma io credo che sia interessante a questo punto capire anche la situazione di un'altra zona calda, perché gli analisti dicono che il 2023 potrebbe essere un anno decisivo, per esempio sul fronte di Taiwan, quindi con altri aggravamenti della crisi. Com'è la situazione in questo momento, Biagio? Ma allora le valutazioni che vengono fatte su Taiwan sono ormai consolidate sull'idea che Taiwan prima o poi si troverà al centro dell'attenzione da parte della Repubblica Popolare Cinese. C'è un punto di riferimento che per la Cina è imprescindibile, è quello del 2049. Il 2049 rappresenta il 100° anniversario della nascita della Repubblica Popolare Cinese e la Cina vuole Taiwan. Taiwan è considerata una repubblica sostanzialmente, una provincia sostanzialmente ribelle. E da qui non ci sono discussioni. Xi Jinping lo ha ben che evidenziato nel contesto del G20 a Bali e, se vogliamo, Biden non ha dato una risposta altrettanto forte e ferma come quella invece portata dalle affermazioni di Xi Jinping. Ora la Cina progressivamente si sta armando e si sta attrezzando in ambito militare. La Cina si sta attrezzando sotto tutti i punti di vista, e tra i quali anche quello, come detto, militare. Il discorso particolarmente delicato porta a vedere anche il 2020, sempre questo 2020, nel mese di maggio in piazza Tiananmen, quando Xi Jinping teneva un discorso indirizzato all'esercito cinese dicendo che la Cina deve tenersi pronta a combattere per difendere se stessa dalle problematiche interne ed esterne, come a dire che la Cina è pronta ad affrontare tutte le situazioni. Ora, se questo possa accadere nel 2023 o meno è ancora troppo presto per poterlo dire, perché il mondo e soprattutto il sistema commerciale globale è ancora troppo troppo debole. C'è stato il 2020, c'è la guerra in Ucraina che ha colpito settori che vanno a incidere fortemente sulla produttività cinese, e questo può implicare una valutazione di attenta prudenza, perché un'ulteriore situazione di tensione, di guerra in quell'area, potrebbe dare un colpo alla produttività globale, ma soprattutto a quella cinese, particolarmente forte. E per quanto riguarda i discorsi legati agli armamenti, sono arrivate ormai nel Mediterraneo, è arrivata nel Mediterraneo una nave che sta portando i missili
ipersonici russi Zircon, missili in grado di viaggiare a 10.000 km orari, ritenuti nell'ambito delle tecnologie militari assolutamente i più avanti rispetto a tutte le produzioni simili nel contesto globale, come a dire un altro evidente segnale da parte della Russia che fa sul serio. Ti ringraziamo per averci tirato su il morale quest'oggi, per averci insomma dato delle belle notizie, veramente incredibili. Che dire, per oggi è meglio così, basta così. Grazie, Biagio. Domani magari si riparte proprio da qui, va bene? Bene, grazie. Ciao, Graziano.